Ciao ragazzi, ciao Davide. Ciao Marco. Buonasera, buonasera anche a Fer, che è come sempre in regia. È indaffarato in regia. Come sempre gli stiamo dando un grande affare. Sì, hai visto che leggera nebbiolina che si palesa nel venire in quel di Cisliano? Sì, è stato veramente difficile, però poi quando si apre succedono... È uno squarcio. No, i fuochi artificiali. I fuochi artificiali, sì. Allora Davide, di cosa parliamo oggi? Mi sembra che dovremmo parlare dei Crisma. Parliamo dei Crisma, sì. Allora, i Crisma è un gruppo che non ha bisogno assolutamente di presentazione. Ma presentali. No? Però facciamo un cenno. Facciamo un cenno. Allora, è la coppia per eccellenza della rock avanguardia italiana e non solo italiana. E non solo italiana. E non solo italiana. Cristina Moser, Maurizio Arcieri. Maurizio Arcieri, grande passato da... popstar veramente italiana. popstar italiana. Ma sul serio, perché con New Dad negli anni 60, poi come solista protagonista anche di una stagione nel 1968 con uno dei più grossi successi di quella stagione, che esatto, è 5 minuti e poi improvvisamente quando tutti oramai lo avevano dato per incanalato verso un filone tipicamente italiano, un'apparizione, esce fuori un'apparizione incredibile al Festival Bar. No, al Festival Bar, prima al Festival Bar, sì, e poi anche in altre situazioni, a scioccare la, l'Italia un po' provinciale e poco abituata a queste folgoranti novità. Soprattutto a scioccare il giovane Marco Bercella. Il giovane Marco Bercella che accende, la, sera, televisione una accende sera. La televisione e vede Odeon tutto quanto fa spettacolo e vede un tizio allo specchio che si trucca, si mette il rossetto e una ragazza bionda che dire piuttosto carina è fargli un eufemismo, torto, fargli un torto, e attaccano con questa canzone un po' soft porno disco, possiamo, sì, particolare, possiamo, molto particolare, a me ricorda un pochino gli Air, oggi se fa una proiezione ricorda gli Air, sì. E invece eravamo è solo uno dei piccoli rimandi, eravamo nel 1977. Davide, ma io sto dimenticando qualcosa, dici? Sì, stai dimenticando che ci sono i Crisma in diretta. Abbiamo i Crisma in diretta? Sì. Maurizio, Cristina, ciao. Ciao, ciao ragazzi. Buonasera, sono loro. Sono loro. Eravamo gli ascoltatori di noi stessi. Eh beh, insomma. Comunque era il 76. Ah, e vedi. Nel 77. L'apparizione di Odeon. Allora ero ancora più piccolo, avevo 11 anni, non 12. Porca miseria. Ecco. Però me la ricordo ancora. Sarei stato già ormonello. Guarda, sì, direi di sì. Adesso, soprattutto guardavi la televisione a quell'ora. Soprattutto guardavo la televisione, sì, a quell'ora. Sì. Ragazzi, intanto vi ringrazio per aver accettato il nostro invito. Graditissimo. È un piacere, dai. È divertente. E niente, di cosa parliamo? Parliamo di questa bellissima iniziativa editoriale, sì, Cybernation. Voi siete stati coinvolti già da Gioiello Triolo, che è il promotore di questa iniziativa, e in che modo vi ha coinvolto in questo tributo album, che poi si è tradotto anche in un volume in cui c'è un'intervista e anche una storia della vostra vita artistica? Vai tu, Arci. Ma a dire la verità hanno fatto un po' tutto senza che noi sapessimo bene di cosa si trattasse. Triolo l'abbiamo visto per la prima volta solo a cose fatte, diciamo. In effetti non, è un vero tributo. Poi quando Gioiello ci ha contattato, siamo stati contenti di fare questa intervista per fare il libro, eccetera. Però tutta la parte musicale è stata è roba dei ragazzi, hai capito? Mm-hmm. Non siamo dentro. Abbiamo fatto di tutto per starle fuori. Hai capito? E invece abbiamo tirato dentro. E invece abbiamo tirato dentro perché il culto dei Crisma negli anni, e non soltanto in Italia, è cresciuto. E le nuove leve seguono i Crisma come modello di pop elettronico d'avanguardia. Beh, ma insomma, siete soddisfatti o no di questa operazione? Infatti. Certo, sì, certo. Sì, ci piace. Piace molto, anche perché è sempre bello sentire cose fatte da altri, cose tue, vedere come gli altri come gli altri ascoltano con la testa la tua musica. E dopo ascolteremo qualcosa che riguarda la compilation. Però adesso volevo tornare a quel mio 1976-77, sì, e far ascoltare, sì, la prima canzone che abbiamo in scaletta, che
che è quella You che precederà il disco Chinese Restaurant, che però suona in una maniera completamente diversa. Però è il cambio di direzione, è una svolta du proprio. È una svolta du. Allora, no, ragazzi, però dovete spiegarci, ma da no, ascoltiamoci You e poi dopo sì. Vi faccio un paio di domande al riguardo. Ascoltiamoci. Va bene, d'accordo. Bla on the Rock on Air, mettiamo i nostri contatti che sono diretta a chiocciolokmusic.com per chi volesse iscriverci, e la nostra pagina di Facebook sempre disponibile per commenti, e domande. E domande a Cristina e Maurizio, visto sì. Che sono qua. Allora, ragazzi, ci siete sempre? Sì. Sì, sì, siamo okay. Qua. Sì, no, sì. Allora, io avrei qualche curiosità da levarmi, ma cosa è successo in quel periodo in cui avete cominciato con questo pezzo che molti hanno infilato nel filone disco music, ma in realtà proprio disco music non è, contiene anche degli elementi di novità. E poi la seconda domanda che è collegata alla prima è, ma sono passati pochi mesi e improvvisamente esce fuori Chinese Restaurant, che è un'altra cosa ancora. Cos'è che è successo in quel periodo di così folgorante? Guarda, la cosa folgorante è che è stata da Londra, con Vangelis insieme ad Amore nello stesso periodo, perciò abbiamo fatto due per avere il primo approccio con lo studio, infatti è segnato da Sam Brodbaker. Brodbaker è il sinonimo di Vangelis. Mm-hmm. E nel frattempo però nello studio stavo facendo quello che era Chinese Restaurant. È stato cercare come si riusciva a registrare al Nemo Studio,
dove abbiamo cantato questo brano che non è nostro, è di Vangelis. Sì, in effetti mi pare che sia stato anche interpretato da altri musicisti in quel periodo, se non ricordo male. Demis Rousseau. Io ieri sulla mia pagina di Facebook ho messo gli Afrodite Child. Sì, sì, ma poi 5 o'clock, è veramente un'icona anni 70. Ecco, quindi arriviamo a Chinese Restaurant. Ma Chinese Restaurant, ma l'Italia nel 77 non era pronta per Chinese Restaurant. Cosa avete combinato, ragazzi? Ma infatti noi non abitavamo in Italia nel 76, ce ne siamo scappati dopo che c'erano le Brigate Rosse sterminate. Mm-hmm. Abbiamo fatto una svolta prima londinese, che poi diventerà newyorkese, ma comunque noi non abitavamo più in Italia. Beh, e non ci siamo anche perché ti posso dire una cosa che particolare. Chinese Restaurant l'ho composto tutto io, no? Nel senso che a casa, avevo voglia di fare una musica che non ci fosse mai stata, no? E beh, ci sei riuscito. Che si poteva fare un certo tipo di musica è rappresentata da un brano che si chiama Sea Rock, sì, dove sono 6 minuti di un accordo, no? Mm-hmm. Sì, infatti in che do. Vuol dire do, certo. Sì. E era impossibile all'epoca pensare di fare un brano con un accordo, no? E questo incoraggiamento mi è venuto però ascoltando un disco dei Noi, sì, i Klaus Dinger, dove ho sentito per la prima volta, fatti con la chitarra, una ripetitività degli accordi ripetuti, no? Mm-hmm. E ho detto, ah, ma si può fare, mi sono detto. Quindi il rock sintetico, un tentativo di fare rock sintetico, ma di fare rock sintetico elettronico, questa è stata l'idea. Infatti, perché loro usavano le chitarre e poi avevano un altro spirito. Ma in questo caso ho preso coraggio, diciamo. Allora, io direi che ci andiamo ad ascoltare un singolo. Intanto bellissimo, cerchiamo di far capire agli ascoltatori che i Crisma comunque vengono sempre dallo spazio, e quindi se c'è qualche problema di sonoro, non avere preoccupazioni. Si sente, sì, si ma sente. Sono comunque da Marte, è giustificato. Chiamano da Marte. No, perché in effetti siamo degli ex voto. Esatto. Viviamo in un'altra galassia. Esatto. Allora, se andavi, Davide, a vedere le classifiche di TV Sorrisi e Canzoni del 78, sì, trovavi una canzone tra i primi posti, e incredibilmente questa canzone era Lola. E cos'era successo? Allora gli italiani erano pronti. Gli italiani, evidentemente, anche Chinese Restaurant ha avuto un riscontro commerciale in Italia, cioè è stato uno dei dischi in Italia più venduti del 1978, uscito nel 77, sì, poi ha nonostante, almeno da quello che mi ricordo, perché io sono un po' più piccolino rispetto, sì, a te, Marco, le recensioni dell'epoca non fossero propriamente positive. Poi magari ne riparliamo. Intanto andiamo a ascoltare Lola. Ascoltiamoci Lola. Sì, Lola è bello.
Manhattan man. She lays him down, down. Behind the smoke and screams of Lola, he's the private eye. Visto che noi c'era Fer che ci imponeva di finire e abbiamo fatto finire invece la canzone. Eh sì, bisognava farla, giusto, bisognava farla sentire tutta. È giusto così, perché questo è un tango sintetico, ma è un concetto di unione della strumentazione tradizionale con la strumentazione elettronica in questi termini. Non era ancora stato sviluppato. C'erano dei gruppi a Londra nel 1977, tipo gli Ultravox di John Fox, che si muovevano, sia pure in contesti diversi, con la medesima prospettiva. Cosa ne pensi, Maurizio, Cristina, di questa valutazione? Cosa dite? Cosa mi dite? Ma vorrei fare questa sera proprio una cosa di date. Gli Ultravox si sono ispirati a noi. E anche perché sono andati con Lenny Kisses, non con Lola. Beh, in realtà nel 77 il primo disco degli Ultravox è del 77. Sì, però loro erano più sofisticati. Col punto esclamativo. Loro erano più sofisticati. No, no, accidenti, ma infatti adesso sentiamo Maurizio. Ma tu devi pensare che quando tu esci con un disco, il disco non è che lo fai in tre minuti prima che esca, non è che sono... Ci vuole sempre un anno. Non so, ci vuole un anno, perché tu diventa tutto tirato indietro di un anno mentre tu lo fai. Ovviamente. Poi ci sono i soliti 4, 5, 6 mesi che mettono ora che si fanno, che si masterizzano, che si team, che si organizza la promozione così, ed escono sempre dopo. Non ha, so detto, come... ha detto bene il mio Musical Express, non più tardi di due mesi fa, che gli Ultravox si sono ispirati a noi, a questa oscura band Italia, Italia. New Musical Express, che se non ricordo male, correggetemi voi, quando uscì Chinese Restaurant vi paragonò ai Velvet Underground, che è una cosa incredibile. Esatto. Peccato che invece in Italia queste cose non succedevano, al di là della consueta e proverbiale imprecisione del mitico Marluzzato Fegiz, che vi scambiava subito nel suo primo articolo per due fratelli. Due fratelli milanesi. Mario e Mitico. Magari non lo sapevate neanche voi, ma voi siete due fratelli milanesi. Però c'è il primo... Sì, sì, Marluzzato Fegiz. Che ha chiamato così per gli incesti. Può essere, esatto, che ci avesse scambiato per è completamente folle Luzzato Fegiz. Però a parte la simpatia appunto folle di Luzzato Fegiz, la prima testata che si occupò della scena punk era Popster. Il quasi direttore, diciamo così, comunque una delle firme più prestigiose, era Giuseppe Videti. Giuseppe Videti fece un articolo dissacrante, comunque distruttivo nei confronti di tutto il movimento punk, salvando due o tre gruppi, e poi disse: siccome noi italiani non ci facciamo mai mancare niente, abbiamo anche il nostro complesso, che sono i ridicoli Crisma. E ci aveva capito tutto. Esatto, perché Maurizio Arcieri è comunque l'ex pop star, cosa ci sta a fare nel punk? Non aveva capito niente. E non aveva capito che c'era qualcosa che dietro. Che c'era qualcosa dietro e anche qualcosa più avanti. Eh sì, purtroppo sì. Torniamo. Sì, comunque noi siamo abituatissimi. Quando all'inizio hai detto che noi siamo abituatissimi alle sparlate dei giornalisti, cioè non è che siamo mai stati proprio molto incensati. Incensati è una parola immensa, ma neanche quasi cadati. No, sai cos'è? È che quando tu cambi purtroppo, dici no, basta, quel genere di musica non mi piace, ne voglio, infatti lo stoppi, no? E vuoi cominciare qualcos'altro, non te lo perdono, come se non
come se fosse una cosa astrusa. Una lesa maestà, sì, esatto. Sì, non lo so, insomma, mentre se tu lo fai, cioè, non puoi farne a meno, capito? Rischiando, chiaramente. Certamente. Allora, torniamo un... Di Cristina. No, dicevo che noi sul rischio non sappiamo neanche, cioè, non pensiamo neanche che una cosa sia a rischio. Basta. La facciamo e basta. Beh, probabilmente se non fosse stato così non sarebbero arrivati questi risultati artistici, no? Forse avrebbero potuto essere migliori i risultati artistici. No, direi che migliori di certi rischi è difficile. Scusa, vabbè, perché siamo ancora... ma se fossimo morti 15 anni fa, cioè, non so. Sì, adesso ci sarebbe un festival dedicato. Ci sarebbe un festival dedicato ai Crisma. Sì, sì, altro è che chiaro. Questo ve lo garantisco io. Sì, proprio. No, ma la cosa bella però è che quando mi hanno chiamato, so, i Coldplay, no? Per fare delle cooperazioni, io non sapevo mai chi fosse. E ho detto, ma a un deriva chi è? Oh, ma questi sono, cioè, nel senso, viviamo un po' anche fuori, capito? No, probabilmente perché questa... se fai la sì, perché quando fai le cose tue è difficile, a meno che tu non sia a Londra e studio, è difficile riuscire ad avere molti contatti con altri musicisti. Certo. Bene, o hai una vecchie amicizie tipo Andy Battiato, Franco il primo, non so, Morgan, piuttosto che, dimmi tu, Subsonica, Garbo. Garbo. Anche Garbo, che lui è arrivato dopo. Cioè, così, però hai, no, ma parlando, cioè, parliamo con pochi musicisti, non parliamo con molti musicisti noi. Certo. Di solito. Allora, torniamo un attimo alla compilation. Però i musicisti parlano di loro, infatti fanno la compilation. Sì, fanno la compilation. E infatti adesso ci andiamo ad ascoltare una bella cover scelta da niente, Marco, scelta da sottoscritto, per niente calligrafica, di un gruppo che io sono andato a informarmi, quelle poche informazioni che ci sono, si accreditano con un gruppo metal. Addirittura. Ma qua sembra una canzone, io l'ho messo in mezzo, il Bowie berlinese, i Magazine e gli Ultravox. Esatto. E su cosa? Su una canzone bellissima di Hibernation che si chiama Aurora B. La versione originale c'è una voce di una sensualissima Cristina. E invece qui c'è una voce di un filo bowiano che il cantante degli Shivan. Ascoltiamoci Shivan. Aurora B. I should make wars.
Davide, noi qua ci siamo messi in testa di mandare la musica, di chiacchierare coi Crisma, e tra un po' ci abbiamo il regista che ci accoppa, quindi bisogna fare una scelta. Ma sì, fa talmente tanto freddo fuori. Fa talmente tanto freddo che noi stiamo qua tutta notte assieme a Maurizio e Cristina, sì, sì, naturalmente. Sì, forse Maurizio non sarebbe... Non sono troppo d'accordo, ma noi la buttiamo lì. Allora, parliamo di Hibernation, perché è un disco, lì avete, siete passati a un certo punto da un mix di elettronica e strumentazione tradizionale a un disco interamente elettronico. Esatto. No, Hibernation è un disco interamente elettronico. La Hibernation per forza, non è che per metterci qualcosa di umano, deve essere gelato e basta. Era gelato persino il vinile, visto che era argento, no? Sì, tu lo compraste. Esatto. Ce l'ho. Beh, per esempio, la parte grafica, cioè la parte non solo grafica, ma anche il pensiero, è stato il primo disco bianco. E poi è stato... Pensavamo a cosa fare anche per packaging, per le foto, cioè non era solo musica, era di, io penso fosse di più. Eravate già nel 1983? Sì, erano già nel 78-79. Era già una visione estetica multimediale. Il 79. Sì, sì, però sembravate quasi già nell'83, una visione multimediale. Sì, infatti. Maurizio. Avete una visione delle date che storicamente fanno... Insomma, lasciano un attimo a desiderare. Guarda che noi siamo preparatissimi, per cortesia. No, esatto. Ascolta, Maurizio. No, per esempio, c'è una cosa che mi suggerisce sempre di scocciarmi un po'. Il fatto che noi avevamo già una grafica punk prima della parola punk, nel senso che la parola punk l'hanno inventata gli inglesi. Mm-hmm. Ma ad esempio in Chinese West avevamo messo le pecette sugli occhi per mm-hmm. proteggere l'innocenza, no? La privacy. Mi senti? Sì, la privacy di innocence. In inglese si dice to protect the innocence. Che è diventato poi dopo è diventata la privacy punk, no? È vero, sì. Questo. Usata dai Damned, usata da altri gruppi punk, è diventata a far parte di iconografia punk, è vero. Però e anche gli sgambetti fanno parte dell'iconografia punk. Maurizio, mi togli una cortesia, una cosa che ti volevo chiedere da circa 30 anni, ma cosa succedeva a Vetro Platz a Milano nel 1979? Perché guarda, Vetro Platz ho dedicato proprio questo, perché di giorno c'è il palazzo delle entrate, delle tasse, sì. E alla sera c'era lo spaccio, sì. E questa combinazione la spiego bene in Vetra Platz, è in inglese, no? Però let's all go to bed early in the morning to pay the tax. Early to pay the tax. No, vedi, questo l'ho studiato, push, però. She's another one. Però, allora, visto che ve la canticchiate, adesso la mandiamo, esatto, così la facciamo ascoltare anche nella versione nostra, nella versione originale. 32 anni fa. Va bene. See the key set up on the bus outside this building in Vitra Platz. Traveling thoughts about the situation, not even caring about no education. Vitra Platz, it's so busy there after dark. Cancel my name, I'm just a number. Mama Pusher, she's another wonder. In
trouble to eat, be trouble to eat. Busy there after dark, exchanging money from your paradises. The latest film, don't analyze it. Troubles early in the morning to pay the tax. Standing in a long queue waiting for the number. It's your worth it, that's another wonder. Bla bla bla, Onda Rock On Air, speciale Crisma con ospiti gentilissimi, Maurizio e Cristina. Clamorosi. Clamorosi ospiti, il famoso colpaccio di Bla bla bla, Onda Rock On Air. Sì, sì, sì. Allora, questa pulsazione. No, questo è un pezzo pazzesco. No, questo tu sei morto. No, questa è una roba allucinante. Io è da 30 messo... passanni che ascolto questo pezzo. Ti sei seduto in Vetra Plaz per una settimana. Esatto, a cercare di capire che come accidenti gli è saltata fuori questa canzone. Fino a che non è arrivata tua mamma e ha detto: dai, mamma mi ha portato a casa. Esatto. Esattamente, esattamente. Allora, io adesso. La storia l'avete capita qual era? No? Beh, insomma, certo, mi sa di sì. Sì, credo di sì. Sì, sì, l'abbiamo capita come? L'abbiamo capita. Allora, nel percorso artistico dei Crisma, si arriva a un certo punto in cui esce un disco che si chiama Cat of Mamma. Che è praticamente la prodo, almeno secondo i miei gusti, ma secondo anche i tuoi ricordi, dove fanno qualcosa di maggiormente orecchiabile. Sì. Improvvisamente si aprono a una visione più pop, no? Più sì. Popolare, più solare. Sì, diciamo di sì, e fanno questo grosso successo, quello successo europeo che è Many Kisses. Sì. Ma a me quello che ha sempre colpito, adesso lo chiediamo a loro, cioè uno adesso dà per scontato, dice, un disco sulla televisione, ma la televisione nel 1980 non è la televisione che conosciamo adesso, era qualcosa in divenire, c'erano i tre canali Rai. Aveva Seven Channels Wife, era esatto. la moglie dei sette canali, non 1200. Ecco, esatto, però in questo disco già voi intravedete qualcosa che accadrà, anche qui come è saltata, come vi è balzata in testa questa idea, questo concetto di televisione così coinvolgente e così compenetrata nell'esistenza di ognuno. Me ne sto a casa a guardare la televisione 24 ore su 24 e non un canale, tutto. No, la cosa bella di questa mamma Todi era che faceva un po' da baglia a tutti, nel senso che se tu la spegni non ti pugnala alle spalle, se tu era una moglie dai sette canali, certo, per cui comunque con sette visioni diverse che possono diventare 1200 oggi. No, l'importante è che era l'uso che la televisione faceva di te, insomma. L'uso che facevano allora non è l'uso che viene fatto adesso, quindi in un certo senso è strano che una persona allora si ponga in una posizione di dire ok, la televisione. Ma noi siamo back to the future. No, siamo veramente Guarda che stanno chiamando davvero da Marte. Sì, che stanno chiamando. Comunque ha ragione, guardano sempre al futuro e gli viene naturale, perché sono degli extraterrestri. Allora, adesso ma guarda che è come una malattia. Guarda che non è bello. No? No. Mm. In qualche modo non è bello, perché con la storia che sei avanti sembri sempre fuori di testa. Sì. E invece fuori di testa sono gli altri. Questa... Però se ne accorgono dopo. Sì. Allora, volevo parlare adesso di Great Complotto Pordenone. Great Complotto Pordenone è un bellissimo movimento musicale che sul fine degli anni 70 ha preso piede a Pordenone. Sì. Era diventata una specie di città del punk, del post-punk italiano. Andava a fotografarne tutti gli eventi il signor Redroni, io mi ricordo. Sì, infatti fotografò anche, incredibilmente, fece anche un servizio, hai ragione, su Great Complotto.
E uno dei gruppi della Great Complot, la 20th Century Zorro, uh-huh, ha, non adesso, ha fatto una cover diversi anni fa di Many Kisses, sì, della più grossa hit dei Crisma, e l'ha rifatta in questa maniera. Che a me sembra un incrocio, secondo te, tra Alan Vega dei Suicide e Nicky Sadden. E Nicky Sadden degli Usual Ma è vero, ragazzi? Ci ho preso stavolta. Mi sgridate sempre, stavolta ci ho preso. Di DNA. Ecco. Allora noi direi che ce la possiamo andare ad ascoltare. Many Kisses. Volentieri. Ricordiamo ai nostri radioascoltatori che in tutte le librerie c'è questo Cybernation, questa, sì, questa audio biografia, chiamiamola, sì, ma con anche un delle testo. Immagini, tra l'altro delle immagini bellissime. Adesso vado ancora un po' indietro nel tempo, ma solo giusto 5 secondi, perché chiedo a Maurizio com'era Jimi Hendrix, perché qua c'è una fotografia con Maurizio e Jimi Hendrix che sorridono all'obiettivo. Com'era Jimi? Ma è una delle poche persone dolci che ho incontrato in vita mia. Era, penso, la persona più dolce che ho incontrato. Anche la voce, parlava un po' mellifluo, molto, molto caro. Sognante, sognante. Senti, visto che siamo in quegli anni, visto e parafrasiamo gli stadio, puoi chiedere anche a Maurizio chi erano i Beatles. Chi erano i Beatles? Chi erano i Beatles? Perché Maurizio ha condiviso il palco con i Beatles. Era gente simpatica, era gente montata. Guarda. Erano come li vedi, nel senso, forse perché, ma per me erano normali, normalissimi. Avevano però ogni tanto l'occhio bello un po' sbarrellato ogni tanto. Ecco. Ma per quale motivo? Ma non lo so, forse sarà stato il fumo di Milano. L'eccitazione della musica. Piazza Vetra. Forse no, Piazza Vetra. Sai quando guardi una persona negli occhi, sì, ogni tanto c'è... Cioè, hanno un blick, come si chiama? Un blick di un'occhiata particolare. Un'occhiata che capisci che c'è roba dentro. Che c'è tanta roba dentro. Sì. C'è roba buona. Roba buona dentro, benissimo. Io non vorrei essere fraintesa. No, no, ci mancherebbe. Parliamo in senso arte, naturalmente, certo. Allora, io ero da ragazzino, ero a Londra, e suonicchiavo al Twice Bar lì a Soho. Al 50 metri dopo c'era il Whisky a Go-Go, dove al primo piano suonavano quelli che poi sarebbero diventati i Rolling Stones, no? Finito il giro, Bill Wyman veniva a suonare lì al Twice Bar,
che era un posto magnifico, nel senso che chiunque voleva poteva suonare. Quindi erano tutte persone alla mano, nonostante poi... Sì, ma sì. Ma guarda che le persone geniali di Sarezzo sono molto alla mano. Bene. Infatti Crisma sono infatti alla mano. Crisma sono alla mano. Allora facciamo un salto nel futuro, perché questa canzone che andremo a sentire è nel futuro. Sì, però... È nel futuro. Però tu, Davide, mi facevi delle riflessioni sul video di questa canzone. Raccontaci. Su Miami. Sì. Ma è una curiosità. Scopro giusto proprio stasera che il video di Miami viene registrato a Bari. No, a Bali, scusate. Non a Bari, ma a Bali. Poi ci facciamo raccontare meglio. Nel gennaio del 1982. Voi naturalmente sapete che nel 1982 incominciano a uscire nelle televisioni, sulle televisioni di tutto il mondo, sulla nascente MTV, i primi video non confezionati in studio, ma in alcune spiagge. Io parlo dei famosissimi video di Duran Duran registrati in India, nello Sri Lanka. Il vostro video, i vostri video sono molto simili, anche come riprese. Addirittura. Ma volevo dirti una cosa. Un'altra volta. Guarda che no, il nostro. Ma è uscito prima, ma lo stava dicendo. Dai. Esatto. Lo stava dicendo. È uscito prima. Quindi... Questa volta vi ha teso una trappola, lo stava dicendo lui. Siamo comunque nel 1982. Voi vi sentite ispiratori anche di questo, perché è abbastanza sorprendente, non molti lo sanno, alla fine uno pensa al mega gruppo di successo, però ci sono veramente degli elementi in comune, addirittura un fucile in mano, che è un elemento comune nei due video, non sto scherzando, sì. Maurizio lo impugna su Miami, John Taylor lo impugna in Rio. Certo. È una cosa strana. Sì. Come gli è venuto in testa di realizzare comunque un video in una località esotica con quei colori sgargianti? Sì. Non lo so, guarda, non l'abbiamo preso, non l'abbiamo copiato da nessuno. L'idea era di che siccome doveva uscire questo album, era febbraio, faceva un freddo boia a Milano e noi eravamo con Paolo Giaccio, con Mario Convertino, con Edo Bertoglio, che è il fotografo di Interview, per intenderci, che adesso fa mostre, vabbè, comunque. C'è anche un film. Ci siamo messi insieme e abbiamo detto andiamo a fare, a grano nostro, tanto per intenderci, andiamo a fare dei video a Bali in un posto caldo, per cui questi pezzi che poi sono Miami, Samora Club, Water è bellissimo, come l'hanno rifatto, sì, vabbè, per dire, siamo andati così ed è venuto fuori, queste luci erano semplicemente uno specchio riflesso su di me, che quando ero nel video dove sono su quel trampolino in mezzo al mare, e con questa storia dello specchio per far vedere, perché mi buttavano la luce, perché non c'è luce a Bali, non c'è luce elettrica, mi buttavano sto specchio addosso e mi sono presa, sono stata anche male, mi stavo bruciando. Ustionato. Cioè, però per... Cioè, una cosa. Cioè, questi sono. Sì, sono dei retroscena che racconto a voi, ma non ho mai raccontato perché the show must go on. Ustione, dice Ustione, secondo me. Ma comunque. Tu non hai idea. È però che gran figata di video. No, che non, video aspetta, poi parliamo del video, ma parliamo anche della canzone, perché è ustionante anche la canzone. Canzone che ti ha cambiato la vita. Questa è prototecno. Sì, sì. Qui, questa è prototecno. Prototecno, allora. Noi siamo i nonni della tecno. Esatto, infatti prototecno significa che viene prima, è il primo esempio di tecno. Lo so cosa No, siccome vengo sempre ripreso, allora ci tenevo. No, ma guarda che non ti sto riprendendo. No, ma io sto scherzando, Cristina. No, non prendermi take me wrong. Stiamo scherzando. Ascoltiamoci questa Miami dall'album Clandestine Anticipation. Va bene.
Mamma mia ragazzi, favolosa, fantastica Miami. Il titolo è Anticipazione clandestina, no? Anticipazione clandestina, in effetti è stata un'anticipazione clandestina quella di questo disco. C'è un altro brano molto, molto anticipante che si chiama Silly Europeans. Sì, certo. Nello stesso album. Quando è che lo ristampano ragazzi sto disco? Perché hanno ristampato i primi tre, questo non c'è verso. Non lo so. Forse è il più bello per quanto mi riguarda. Te piace di più? Io preferisco Hibernation. Sì, però. Perché però questo è tosto. Poi io sono comunque molto affascinato dai video. E poi era il 1982 e io incominciavo ad ascoltare qualcosina. Insomma. E poi c'era Mr. Fantasy. Amico. Mr. Fantasy. No, perché voi non lo sapete, ma questa trasmissione è stato ospite anche Carlo Massarini. Per ben due ore l'abbiamo tenuto qua. Alla fine è scappato e non ha voluto più sapere di noi. No, invece aveva parlato solo lui. È stato esaustivo. È stato molto esaustivo. Volevate ascoltare la cover di Water che ha preparato Andy con i Cosmic Boilers? Sì, perché volentierissimo. È bellissima perché non so se trovate molto bowiano quel sax di Andy all'inizio del pezzo. Sembra uscito direttamente dal Bowie berlinese. Sai che cos'è? Quello che canta si chiama Lawrence, canta come se fosse un francese. È una cover molto bella dall'album Clandestine Anticipation, che è stata ripresa appunto nella collection tributo. Forse la migliore, avanziamo. Sì, anche a me. Voglio dire una cosa, la prima parte è stata missata da Martin Hennett. La versione originale, certo. Produttore di Joy Division. L'abbiamo fatta a Hilversum in Olanda. Il produttore di Joy Division, visto che volete raccontare questo aneddoto, raccontatelo perché è veramente, per chi non lo conosce, è veramente sconvolgente. Sì, raccontate raccontate chi era. No, ragazzi, sapete una cosa? Io ho intervistato Andy McCluskey degli Orchestra Manoeuvres in the Dark. OMD. E gli ho chiesto com'è stato lavorare con Hannett, no? E anche loro mi hanno dato delle risposte un po' vaghe. Pare che Hannett si addormentasse ogni tanto. Ogni tanto in sala d'incisione si addormentava sotto il banco e nessuno aveva il coraggio di svegliarlo, però perché se ne andava. Sì, ma adesso è morto, dai. È morto. No, infatti, non si parla male dei morti. Noi stiamo parlando di un genio della produzione, quindi figuriamoci. Abbiamo anche visto, comunque, interpretato da un attore nel film dedicato a Joy Division. Ed era piuttosto brutale e deciso in sala d'incisione. Certo, questo dava l'impressione. Certo. Ascoltiamoci questa Water, cover dei Cosmic Boilers. Ok. Can you?
if I am alone. I swing just with my clone. I'm floating down the flow. Through hollows in the foam. Shoot holograms of me. How happy you should be. Dancing in the room. With me for company. Can you wash the water? Can you wash the water? Can you wash the water? Can you? Parliamo da Rocco Nero, speciale Crisma questa sera con ospiti. Maurizio e Cristina direttamente dallo spazio. C'è una cosa strana, bellissima, che dallo Skype si sente un suono che non si sente nei dischi, cioè suoni perduti. Occhio che Maurizio adesso fa un nuovo disco, cioè, qua c'ha l'intuizione, fa un nuovo disco. Esatto. E noi siamo stati protagonisti. Però voglio i credits a questo punto. Testimoni della nuova innovazione. Allora, qua però, da questo momento in poi, la faccenda, diciamo, con l'industria discografica per voi inizia a complicarsi un po', sbaglio, dopo Clandestine Anticipation, perché a New York, ponti d'oro per i Crisma, contratto ai Crisma, ma inspiegabilmente in Italia succede come se nulla fosse accaduto. Cos'è questo periodo? Raccontateci un attimo questo periodo strano, newyorkese nella vita, ma quasi lontano dalla vostra terra d'origine artisticamente parlando. Qua proprio non volevano neanche sapere di noi. Pensa a te, che eravamo a New York. Con tanto di successo, c'era una corrispondente, se non mi ricordo, di Sorrisi e Canzoni che è venuta a casa nostra entusiasta, ma come siete qui? Neanche due righe, capito? E ha detto faccio l'articolo così, neanche due righe, ma sai che cosa? La differenza vera è che quando noi siamo andati a abitare a Londra stavamo solo con gli inglesi. Mm-hmm. Quando siamo andati a vivere a New York, noi purtroppo per fortuna non siamo andati dagli italoamericani, hai capito? Che è la base per avere un riscontro italiano, come per cui in pratica noi abbiamo sfondato l'Atlantic Record, in Atlantic Records, non sfondato, ma nel senso che siamo entrati in Atlantic Records, che è una black label, certo. Cioè quanto di più stranamente afro-american ci sia, e questo nell'81. Mm-hmm. Tanto è vero che le copertine dell'Atlantic non mettevano le nostre facce, perché guarda che se mettiamo le facce perché vendevamo ai black. C'era Africa Bambaata in quel periodo negli Stati Uniti, che era infatuato dai Crisma, da Gary Newman e dai Kraftwerk. Questi erano i nomi che loro mettevano e suonavano. Tanto è vero che i primi giorni che ero a New York c'era Mark Almond che mi ha portato in un posto dove c'erano luci duci. Arrivo giù e c'era Africa Bambaataa con su Black Silk Stockings. No, Clandestine Anticipation che su Miami. E ci metteva sopra i 50 Cent, metteva per abbassare e alzare la pesantezza. Effetto devastante. Devastante. A me piaceva. No, devastante in senso positivo. Dinamica pazzesca.
Beh, guarda che ha una dinamica quell'album lì, che è una figata meravigliosa. No, ma suona ancora adesso, cioè, se sì. Noi consideriamo che suona ancora adesso, diciamo che c'è di che rimanere contenti. Beh, sì, lo so, ma quando si fanno le cose bene dovrebbero essere almeno da necessario sufficiente, no? Durare. Allora, ascoltiamoci dall'album Fido in America, e Nothing to Do with the Dog. Questo è un altro. Fido. Dopo. Fido. Io siamo qui nella bassa padana e si dice Fido. Doveva chiamarsi Rin Tin Tin. Sì, è vero. Però c'è Rin Tin Tin invece che Fido. Intanto è andata sotto e poi dopo ne parliamo. Dai, sì, scusa, hai ragione. Maurizio e Cristina, qua c'è un grande culto di questo disco. Per strumentisti che si occupano di elettronica sono rimasti sempre rapiti dal fatto che avete fatto un disco in pratica con una tastierina giocattolo modificata. Guarda, è nata proprio... Poi dico anch'io la mia, perché è vero che l'MT-65... costava $120, però dopo ne ha spesi 5.000 per dividere tutte le piste. Sai cosa ho fatto? Io ero attratto da tragico! Ma che la gente non riusciva a spiegarsi perché loro non ci riuscissero, no? Perché? Adesso abbiamo scoperto. Perché erano divise le tracce. No, perché il lavoro da fare è stato grosso comunque, sì. No? Però non c'era il clock! Non esisteva il clock, cazzo, ancora. È stato fatto tutto a mano. Poche parole, ho suonato tutto, no? Però prima di suonare ho aperto la piastra del Casio giocato e sono andato a cercare col saldatore, poche parole, dove erano gli altri suoni, perché per fare un suono ce ne vogliono mille altri, no? Per fare un noise. E
poche parole, l'ho fatto diventare di 36 piste, il coso che è un mono. Certo. Comunque vabbè, $5,000 totali è sempre meglio dei quanti mila dollari del Fairlight, quanti ce n'è, quanti ce ne volevano? 5.000 sterline, ecco. Vedi, 35.000 sterline abbiamo anche usato sotto in comunque, sotto il metro. Non trovate che il Fairlight, per quanto fu uno strumento molto importante, però contribuì ad appiattire un po' troppo i suoni delle band? Guarda, noi siamo andati a vederlo solo per vedere come il primo Fairlight aveva Peter Gabriel. Peter Gabriel, allora siamo andati a vedere dallo strozzato dell'uccellino. Uno strumento per ricchi. Sì, è uno strumento per ricchi, per grosse produzioni alla fine. Allora Davide, tu ci tenevi tanto a parlare della fase dell'epopea, del periodo Red Ron. Sì, là è stata proprio la mia definitiva scoperta di Chris. Noi siamo nel 1986, no? Sì, come siete arrivati a Red Ronnie? Cosa ha fatto per voi? Cosa avete fatto voi per lui? E come alla fine... come siete rimasti oggi con Red Ronnie? Ma non ci sentiamo. È perché, insomma... abbiamo avuto qualche... No, diciamo che lui è diventato vegetariano. Ho capito. Diciamola così. Ho capito. Però vabbè, in quel periodo... È diventato vegetariano. Comunque, quando siamo tornati dagli States, com'è che è stata che ci siamo... Non mi ricordo. Perché noi avevamo già conosciuto Red Ronnie nel Many Kisses, quando c'è stato, eravamo a Bologna, abbiamo preso con Many Kisses, abbiamo preso il gatto, il telegatto, no? Sì. Quando era ancora pesante, così abbiamo preso questo telegatto. Sì. E Red Ronnie a Bologna l'abbiamo incontrato, perché ai tempi era un po' il bolognese che parlava anche con i punk. Sì, era l'unico in Italia che parlava di punk, andava in Inghilterra e portava i gruppi in Italia praticamente. Sì, ma io lo si conosceva come persona, tipo presentatore, così. Come giornalista. Non è che io sapessi. Noi poi abitavamo da un'altra parte, capito? Certo. Perché io tutta la storia di Red Ronnie l'ho conosciuta, si era chiacchierato perché così, e poi insomma quando è tornato lui faceva questo Bibappalula, il programma, giusto? Faceva questo, e mi ha chiesto di fare due sigle, e noi gli abbiamo fatto una Bibapp, gliel'abbiamo fatta sentire. L'abbiamo fermato in macchina, sì, e gli abbiamo fatto sentire come sarebbe stato il pezzo, facendo sì, a voce, fermato in macchina al finestrino, questo me lo ricordo. E poi abbiamo fatto Signorina, che quello è un bel pezzettino, soprattutto molto chic di parole. Che poi è stato incluso solo nella seconda stampa di Iceberg, Signorina, no? Uscì prima come singolo. Uscì come singolo, sì, e poi sono cominciati i casini. Perché lì, guarda, noi, sai che cos'è? Che noi non abbiamo un buon rapporto con le case discografiche. Punto e basta. Questi non capiscono che noi non vendiamo lampadine. Ecco. Non siamo capaci di farle nel tempo dato per una lampadina, diciamo, certo. Capito? No, è chiarissimo il concetto. E per cui ci siamo sempre scazzati, questa è la verità. Poi è la cosa importante, che la copertina di un disco per noi è una cosa importante. E questi hanno fatto quel cazzo, no, quello è stato dopo, sì, titolo voluto da altri, copertina voluta da altri. Si doveva chiamare Bandito Favorito, cioè Non ho denaro e Bandito Favorito, ce ne corre la differenza, sì. Cioè non lo so adesso, anche se tu sei un coglione, ma come fai a scegliere quello? Tu, cioè, non hai testa, perché va bene dentro in un album, certo, dire non ho denaro per il Bandito Favorito, ma non va bene il contrario, capisci? Eh no, decisamente no. Cioè,
cioè come, boh, insomma, è come se la farfalla prendesse la Vespa Teresa, hai capito? No, ma è chiarissimo, l'universo discografico italiano e non solo, l'universo discografico è abbastanza, noto. Allora ci ascoltiamo la cover di Skyline fatta dai Red Flag, sempre dalla compilation Cybernation, sì. Ascoltiamocela. Sì, volentieri. Forse non te ne sarai accorto, ma abbiamo fatto 1 ora e 10 di trasmissione. Maurizio e Cristiano non ci hanno abbandonato. E non ci hanno abbandonato. Troppo gentili. Troppo gentili, davvero, troppo, troppo gentili. In compenso, Fer. Siamo megalomani, ci piace. No, è il fatto che però vedi, c'è il regista con un coltello in mano. Adesso sto cercando di capire per quale motivo. Ciao, regista. Per cui dobbiamo salutarci. No, allora. Io volevo fare 2 chiacchiere sul presente. Cosa state facendo adesso? Gli animali notturni della televisione vi hanno visto al Chiambretti Night. Siete sempre lì? Continuate lì? Cosa state facendo adesso? Ma adesso stiamo aspettando che di andare in Cina. E andare in Cina. Sì. A fare dei concerti. A fare dei concerti, a fare un 3 o 4 puntate di musica che tra l'italiano e il cinese, insomma, è una roba che non sappiamo ancora. Quindi bene, in Cina. Sì. Può essere, sì. Accidenti. Cioè, da Chinese restaurant non vorrei che si chiudesse un ritorno al passato. No, vabbè. Torna a casa Alessio. Comunque, vabbè, poi ecco, comunque mi passa aver capito, cioè adesso voi avete in testa più la televisione che non la musica, sbaglio? No, guarda, la musica è l'unica c'è cosa sempre. Che ti dà respiro, è l'unica cosa dove nato il Big Bang, nato, tu la sai la storia, no? No, senti, raccontala. Allora, le vibrazioni del nulla, sai, sono state scoperte le strings, no? Mm-hmm. A un certo punto hanno vibrato proprio perché non sono nulla, e si sono incontrate e hanno fatto per la prima volta mai successo nell'universo, perché non c'era, hanno fatto d'accordo.
Ah, quindi e lì è nato. E da lì è nato? Il Big Bang è un accordo. Hai visto? È un accordo. Sì, è un accordo delle vibrazioni del nulla. Allora, Oxford. Bello, no? Eh sì, è molto poetica. È molto suggestiva e poetica, sì, sì, direi. Allora, sì, io... infatti perché io l'armonia, faccio... no? L'armonia, l'armonia della fisica, no? Scrivo sempre parole carine io, tranne che le scrivo in inglese. No, però nella chiusura dell'intervista che avete rilasciato a Gioiello ci sono delle parole molto belle di Cristina, che però non leggiamo perché dobbiamo dire ai nostri radioascoltatori di andarselo a comprare questo libro, sì. Perché poi si racconta anche di Hannett, si racconta anche di quello e di tante altre cose, oltre della compilation molto carina. Io trovo che la compilation sia carina e per questo ho fatto un'intervista, non è il contrario, hai capito? Certo, no, ma è chiaro. Parte tutto dalla musica alla fine. Allora io volevo da quello, tutto parte da quello che si chiama the harmonic nothing, cioè l'armonia del nulla, il rotondo. Diventa tutto onirico. Comunque abbiamo anche uno spazio didattico all'interno di me, perché io questa cosa non la sapevo, tu non la sapevi. Assolutamente no. Adesso noi andiamo a approfondire questa cosa. Eh sì. Accidenti. Approfondisci, guarda che è vero, mica raccontiamo Paolo. No, ci mancherebbe altro. Chi l'ha mai pensato? E comunque, fosse una palla, sarebbe una magnifica palla. Una magnifica palla, quindi sarebbe meritevole assolutamente di nota. Non ho capito, sarebbe un'invenzione stupenda. Ma comunque invece è vero. Se vai sul anche internet, batti strings, la teoria... Delle strings, ti viene fuori, dicono quello che sto dicendo. Io però lo sapevo già, accidenti. Ancora prima che di saperlo. Porca miseria, che brutto questa cosa. Ragazzi, noi stiamo chiudendo la trasmissione. Volevo fare intanto un grosso ringraziamento a voi due che siete rimasti qui fino a tarda. E poi volevo tornare alle origini di Maurizio, perché nel 1968 la canzone delle canzoni dell'estate, il jukebox caldo rovente, mandava una canzone che si chiamava 5 minuti e poi, e le ragazzine, ragazze, donne di tutte le età, impazzivano per questo sex symbol. Esatto. 5 minuti e poi si è visto cosa è successo. È successo di tutto. Ragazzi, vi ringraziamo tantissimo. Ciao. Vi abbracciamo. Ciao, un bacione. Abbraccio gli ascoltatori che sono rimasti ad ascoltarci. E poi vi faremo avere anche il podcast di questa chiacchierata. Il podcast attenzione. Arriverà. E noi ragazzi vi rimandiamo giovedì prossimo, Marco, Davide e Ferra, giovedì prossimo. Ciao. Ciao. Yeah.